Sulle spiagge, nei luoghi di villeggiatura, per parlare di sicurezza stradale, non solo repressione con la stretta annunciata dal governo. La Polizia di Stato rilancia la sua campagna di informazione per una guida sicura. Al Ministero dell'Interno la presentazione dell'iniziativa dal titolo Estate con noi, che girerà l'Italia partendo proprio dal Veneto, il 30 giugno e il 1 luglio a Jesolo, il 2 luglio sul lago di Garda a Bardolino. L'obiettivo è coinvolgere i giovani. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte sotto i 30 anni. I ragazzi non devono pensare di poter fare tante cose alla guida, ma dedicarsi alla guida, devono rispettare i limiti di velocità e non distrarsi né alterandosi con alcol e droga né usando il cellulare. Sulle autostrade il traffico è previsto in aumento rispetto alla scorsa estate. Già da Bollino Rosso, i fine settimana della seconda metà di luglio, i rischi di incidenti aumentano anche sulle strade urbane. I dati dei volumi di traffico sono tornati ad essere quelli pre-pandemia, quindi chiaramente ci sono moltissimi veicoli in circolazione. Tra l'altro anche lo sviluppo della mobilità dolce, della cosiddetta mobilità sostenibile, chiaramente pone anche delle nuove problematiche, in particolare l'uso dei monopattini e delle biciclette richiede delle cautele aggiuntive. E anche in Veneto la Polizia Stradale ha annunciato un aumento dei controlli durante i giorni di esodo.